Viterbo Filippo Rossi ha scritto sulla sua pagina Facebook che lui viene in consiglio comunale quando secondo lui lo ritiene utile, pensa così di fare insomma meglio per i suoi elettori. Lei è intervenuto con un comunicato stampa dove ha espresso la sua posizione al riguardo. Qual è? Ma diciamo che la posizione del gruppo, perché qui è bene citare anche il capogruppo Francesco Montoni, detto Chicco, e no, la nostra posizione è chiara, nel senso che ci sembra una grossa contraddizione in termini, perché in effetti il consigliere ha tutto il diritto di non venire, però insomma è anche vero che non può poi protestare se il Consiglio Comunale non funziona, perché se lui non viene non c'è il numero legale e quindi non funziona il Consiglio Comunale, un aspetto. Altri aspetti sono il fatto che, insomma, tutto sommato, se uno non condivide un percorso amministrativo ne esce, oppure fa come abbiamo fatto noi, va all'opposizione, ma non mi sembra, perché nella maggioranza c'è un capogruppo di Viva Viterbo, nella giunta c'è un rappresentante di Viva Viterbo, quindi a tutti gli effetti Viva Viterbo è presente nell'attività amministrativa e gestionale del Comune di Viterbo, per cui ci sembra insomma che ci sia una piccola contraddizione, oltretutto che lui dice che viene solo quando gli fa comodo, insomma mi sembra abbastanza singolare. E questo gli fa comodo probabilmente quando c'è il bilancio, c'è da dare e votare un bilancio che poi inevitabilmente e per un accordo dà contributi anche alla parte, diciamo, che lui pubblicamente rappresenta, e per carità, da quel punto di vista devo dire che è ineccepibile come direttore artistico Filippo Rossi, è ineccepibile come consigliere comunale, secondo me ha molte carenze e non può aggrapparsi a queste sue valutazioni, perché o il Consiglio Comunale ci viene o non ci viene, dà le dimissioni, lascia il posto a un altro del suo gruppo che viene e fa la sua parte, perché non credo che i consiglieri comunali vengano qui, almeno io parlo per me, ma altri anche credo che vengono qui e cercano di fare il massimo possibile, poi se la maggioranza non c'è è inevitabile che il Consiglio non si può fare, quindi è una colpa diciamo della maggioranza, ma anche la sua, perché non garantisce il numero legale. Quindi è un po' il cane che si morde la coda, per cui io avrei evitato questa uscita un po' infelice, però ecco, lui poi è abituato a parlare sui social, aspettiamo di vederlo in Consiglio Comunale per bilancio e poi ci dirà insomma come la pensa sull'inutilità di questa amministrazione, e soprattutto poi, ripeto, ce l'hanno loro in mano, l'amministrazione mia ce l'abbiamo noi, quindi mi sembra veramente un controsenso. Tra i punti all'ordine del giorno che aspettano di essere discussi, perché ogni volta insomma il Consiglio Comunale salta, quindi ci sono dei punti da discutere che ogni volta vengono rinviati. Tra questi punti ci sono cose che invece interessano la cittadinanza e che comunque, venendo ritardate nel tempo, rappresentano un danno per la città. Il problema del Consiglio Comunale è che innanzitutto, come ben noto ormai, insomma, il più delle volte le sedute vanno deserte. Invece la necessità di un Consiglio Comunale è quella di avere un'attività continua, perché i 78 e passa punti all'ordine del giorno testimoniano una inefficienza, uno stallo veramente preoccupante, perché al di là delle mozioni, ma ci sono punti diciamo, importanti per quanto riguarda la città. Cito ad esempio il parco canile, cito mozioni che riguardano la sicurezza, che riguardano la vivibilità, la viabilità, questioni che riguardano il centro storico, questioni di natura economica, i regolamenti, cioè ci sono questioni che vanno discusse e solamente in seno al Consiglio Comunale si può trovare una soluzione. Quindi non discutere queste cose significa bloccare di fatto l'attività amministrativa, per cui io credo che insomma un esame di coscienza debba fare chi non consente al Consiglio Comunale di lavorare, e tra le altre persone ci metterei pure il Presidente del Consiglio, il quale poi alla fine in qualche modo deve strigliare i consiglieri, perché lui è qui a garantire il buon funzionamento del Consiglio Comunale, e quindi da questo punto di vista secondo me mi aspetto da lui pure un intervento a sollecitare la presenza dei consiglieri perché facciano il loro dovere, perché nessuno ci ha obbligato a venire qui. Abbiamo chiesto il voto, abbiamo chiesto il voto ai cittadini sulla base di un impegno che abbiamo garantito, poi se questo impegno non viene, allora veniamo meno a un impegno morale e politico. Per cui io credo che insomma dobbiamo fare il nostro dovere. Chi non lo può fare esce e lascia il posto a qualcun altro, non è un problema. Però il Consiglio Comunale deve lavorare qui, deve lavorare nelle commissioni, sennò altrimenti si blocca tutto. Poi è inutile riunirsi solo per bilancio, perché poi dopo, quando viene il bilancio bello confezionato, bello precotto, diciamo, no? Che discuti? Il bilancio va preparato prima,
nelle discussioni, nelle sedi opportune, in maggioranza, in confronti, in quale da noi. Però l'importante è che ci sia un'attività amministrativa e politica del Consiglio Comunale. Quando il Consiglio Comunale non funziona, allora c'è qualcosa, no, c'è un cortocircuito che non fa bene alla città, soprattutto perché insomma, 32 rappresentanti della città che sono immobilizzati, che sono inattivi, che non producono niente, secondo me è un danno, ma non per colpa loro, per colpa di un sistema che si è instaurato con questa gestione del governo Michelini. Quindi al sindaco gli sta bene, agli assessori probabilmente gli sta bene, a me il consigliere comunale non mi sta bene. Quindi gli uffici comunali su alcuni argomenti non possono andare avanti, come per esempio l'approvazione dei regolamenti? Certo, ci sono delle situazioni che vanno rimane, solo il consiglio comunale lo può fare. Consigliere comunale, per cui, ripeto, dobbiamo lavorare, recuperare il tempo perduto è impossibile, perché ripeto, tutti i punti dell'ordine del giorno ci vorrebbero anni, però alla fine è una situazione che quando si è consolidata in 4 anni, credo che qualche responsabilità politica e amministrativa qualcuno se la debba assumere.